Dopo Piazza San Rocco terminano anche i lavori della rotatoria definitiva di via Nino Bixio, che si trova all'incrocio con via 27 Maggio. In attesa invece del via libera agli interventi che riguardano l'opera viabilistica davanti a Villa Olmo. In quest'ultimo caso l'amministrazione cittadina, fanno sapere da Palazzo Cernezzi, sta attendendo la stipula del contratto da parte dell'impresa incaricata di svolgere i lavori. Il cantiere per la realizzazione della nuova opera in città in un primo momento era stato annunciato per il mese di febbraio. L'avvio del cantiere è poi slittato e ora si attende, come detto, il via libera ai lavori per il nuovo rondò. A differenza di Piazza San Rocco, per la nuova rotatoria di Villa Olmo non sarà predisposta nessuna sperimentazione, ma si partirà direttamente con gli interventi per la realizzazione definitiva dell'opera. Si tratta di un progetto molto atteso dai cittadini. Non soltanto il nuovo rondò di Villa Olmo potrebbe agevolare il traffico della zona, ma soprattutto l'attuale incrocio risulta pericoloso, soprattutto sul fronte della sicurezza stradale, visti i numerosi incidenti che si verificano ogni anno all'intersezione viabilistica.